sentito ricorrere negli interventi precedenti, illegalità e sfruttamento, direttiva sfruttamento, per porre l'accento sul tema sociale del lavoro in connessione alla questione delle concessioni demaniali e a una sua norma di riordino. Dico in apertura che le nostre tre organizzazioni nazionali, Italia Ambiente, Fincap, CGL, Fisasca, CISL e Vituxfil, cioè che sono le categorie dei lavoratori del turismo, sostanzialmente, il 14 gennaio scorso hanno scritto ai ministeri competenti lamentando appunto il fatto che non c'è stato alcun coinvolgimento dei portatori di interessi generali e collettivi per quanto riguarda il tavolo tecnico che si deve insediare. Perciò, come sindacati di categoria confederali abbiamo già scritto al Ministero. Dicevo, tra gli interessi generali e collettivi appunto c'è sicuramente quello del lavoro. Il lavoro nel settore del turismo peraltro richiede una particolare attenzione, se è vero, è vero che i dati più recenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro dicono che fatte 100 ispezioni nel settore del turismo, 70 rilevano delle gravi illegalità per quanto riguarda il lavoro, e non è esente sicuramente il lavoro sulle spiagge e negli stabilimenti balneari, come forse a tanti è noto. Dunque, questa deve essere anche l'occasione, questa legge di riordino, per qualificare e consolidare il lavoro nel turismo balneare. Concretamente, quali sono gli aspetti sui quali non bisogna perdere l'attenzione in questa norma? Punto primo, deve essere garantito che sulle concessioni demaniali venga applicato sempre il contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Non è una banalità, anzi qui la questione è molto, molto importante. Possiamo permetterci che sulle concessioni demaniali non vengano applicati i contratti collettivi migliori ai lavoratori? Parentesi, possiamo permetterci che sulle concessioni demaniali ci siano tante violazioni legate al diritto del lavoro? Penso di no, e penso che nell'ambito dei bandi ci possa essere spazio per questo aspetto. Chiudo parentesi sul fatto che ad esempio l'ordinanza balneare della regione Emilia Romagna questo aspetto lo tocca e lo norma in maniera efficace ed è un'esperienza positiva. Secondo aspetto, va sancita una norma, bisogna trovare spazio nei bandi affinché si riconosca un diritto di precedenza nelle assunzioni per i lavoratori stagionali impiegati negli stabilimenti balneari, perché in caso di successione di aziende ovviamente già, faccio una battuta, è difficile rivendicare il diritto di precedenza nelle assunzioni quando l'azienda è la stessa, figuriamoci in un cambio insomma di concessione, perciò va rafforzato il diritto di precedenza quando ci saranno i cambi di gestione. Voglio anche sfatare in questa occasione un falso allarme che sta girando, almeno sulla stampa locale, si sta strumentalizzando la questione degli occupati, mettendo in allarme insomma sul fatto che sono a rischio questi posti di lavoro. Allora, è una strumentalizzazione questo tema proprio per questa ragione qui. Chi è così preoccupato della qualità del lavoro sulle spiagge si preoccupi allora di far sì che nei bandi ci siano degli elementi per qualificare e salvaguardare il lavoro. Ultimo punto, e ho finito. Qual è il lavoro qualificato, qualificante sulle spiagge? È il lavoro dei marinai di salvataggio. Su questo aspetto qui in particolare bisogna fare in modo che nei bandi ci siano dei criteri utili a migliorare e omogeneizzare la qualità e la durata del servizio pubblico essenziale di salvataggio, perché non è possibile che il servizio di salvataggio venga compresso dalle logiche economiche distorte, a volte anche per loro natura, dalle imprese stagionali. Le imprese stagionali hanno una determinata caratteristica per fare i loro bilanci, non è possibile che il servizio pubblico essenziale di salvataggio venga compresso da queste dinamiche. Se non è possibile farlo, mettendolo nei bandi, chiudo con una provocazione, allora tanto varrebbe valutare più di frequente una soluzione in house per la gestione del servizio pubblico di salvataggio, togliendolo direttamente dalla gestione e dalla concessione degli stabilimenti balneari. Ho finito, sottolineo solo e ricordo come esperienza la consegno,
in provincia di Rimini per far sentire più forte la voce degli interessi collettivi e generali. Abbiamo istituito un coordinamento tra ambientalisti, sindacati, associazioni dei consumatori e stiamo avviando un'interlocuzione con il Comune di Rimini. Grazie ancora e buona giornata.